Buongiorno a tutti, grazie della presenza. Oggi è l'8 di maggio, la festa del patrono, la festa di Vidocchiano, perché no, la festa anche del Comitato di Festeggiamento di San Michele. Facciamo questa presentazione. Abbiamo creato, un artista nostro di Vidocchiano ha creato questa icona e gli abbiamo voluto dare un bel significato, che è quello di rappresentare proprio il Comitato di Festeggiamenti di San Michele, deve diventare il nostro simbolo. E proprio per questo oggi, vi vedete tutti qui schierati, sono tutti gli ex presidenti del Comitato di Festeggiamenti che siamo andati indietro nella storia. E questo che noi dovrà diventare è il proprio simbolo, e noi quest'anno è la prima volta e sarà il testimone che noi andremo a consegnare al prossimo comitato. Quindi noi tutti gli anni diamo questo senso forte proprio di appartenenza a questo gruppo, chiamiamolo, perché poi alla fine ho visto il registro storico, i registri vecchi, tutto il paese comunque ha partecipato, chi più e chi meno comunque a questa partecipazione dell'organizzazione tipica del comitato. Vuole essere anche un portafortuna, vuole essere anche un segno di appartenenza anche al lato religioso, perché la tradizione vuole che comunque il nostro protettore, insomma, è Massimo, quello vidocchianese. E ecco, mi fermo qui perché lo vorrei subito scoprire. Ecco, un'altra cosa, abbinata a questa icona, abbiamo realizzato anche un registro, che non è il classico registro per chi insomma ha fatto il presidente che va compilato, è un registro storico, è stato concepito per 50 anni, sono scritti tutti i nomi dei componenti dei Testaroli e accanto a quell'anno ogni presidente ha fatto una dedica per quell'anno, perché è un anno di emozioni sicuramente, io quest'anno vi posso garantire che non ho provato la crisi. E voglio che sia proprio impresso, che possa rimanere impresso sia come cultura di paese, ma in particolare proprio per riuscire a trasmettere ancora di più quello che è una cosa bella, l'appartenenza al territorio, l'appartenenza alle tradizioni. E sicuramente il Comitato di Festeggiamenti San Michele, insieme a Loco e tutte le associazioni, sono quella parte che comunque tiene viva e forte l'impegno per mantenere tutte le vecchie tradizioni, le nuove tradizioni e comunque la cultura del paese. Io vorrei invitare Gabriella, avrete una a caso, se mi aiuti tu. Abbiamo il carissimo Andrea che ci dà un cenno storico sulla storia, almeno da quando è nata questa stampa. Però è stato realizzato da un carissimo artista che abita a Vidocchiano e si chiama Domenico Corbucci. Ne ha realizzato l'immagine, ne ha realizzato la cornice e ce l'ho donato proprio perché per lui, proprio come spirito di appartenenza a questo paese, per lui è stata una grande emozione. Quindi noi lo ringraziamo. Questa qua in particolare è stata realizzata da un incisore di Viterbo che si è firmato Giuseppe Petri, che ha inciso nel 1785 tutti i santi patroni della zona, quella che oggi è la provincia di Viterbo, ma comunque dell'alto viterbese. E c'è un collezionista di Celleno che ha quasi tutte le stampe originali.
Quindi c'è San Michele di Torchiano, c'è Santo Tizio di Soriano, San Venerando a Grotte, Sant'Anselmo a Bomarzo. Quindi tutti, questo incisore in quell'anno fece tutti i santi patroni della zona dell'Alto di Tendenza, ovviamente anche di Torchiano, e lo ha scritto proprio sotto, patrono venerato principale della terra fedelissima di Torchiano. Quindi è proprio un'immagine tipica e caratteristica del paese, del nostro paese, e ovviamente anno dopo, 1785. E tra l'altro questo collezionista di Celleno ce l'ha originale proprio qua anche con il nostro San Michele Arcangelo. Grazie. E come sindaco volevo, no, come presidente, volevo ringraziare il comitato di quest'anno per questa cosa che secondo me è molto positiva e molto bella, cioè quello di non dimenticare, perché qui c'è gente che ha lavorato anche per 20 anni, indistintamente per 20 anni per quella festa, quindi è anche un riconoscimento per queste cose, perché quindi poi soprattutto c'è Fiorello che potrebbe essere presidente, è stato anche sindaco, Germe che mi ha preceduto, quindi voglio dire, gira gira alla fine, per questo mi sono chiaro, noi diamo veramente tutto e di più, e quindi questo per me è un riconoscimento che me lo sento dentro come penso tutti quanti, e quindi ringraziamo il comitato 2013-2014 per questo riconoscimento. Grazie a tutti.